Benvenuti in questo spazio di Radio Quarantena. Parliamo di sindacato, lotte e resistenze. Io sono Eliana Como, sindacalista, portavoce nazionale di Riconquistiamo Tutto, l'area di opposizione in CGL. Mercoledì 10 marzo è stato firmato il patto per l'innovazione del settore pubblico e la pubblica amministrazione, firmato dal Ministro Brunetta, già noto ai lavoratori per la sua riforma Lacrime e Sangue del 2009 e da CGL Cisle Will, che poco ci manca, gridano al miracolo per una presunta conversione del Ministro di Forza Italia sulla via di Damasco. Tutti contenti, pare del nuovo governo e della tanto attesa riedizione. Della concertazione degli anni 90. Tutto questo entusiasmo lo dico subito, io non ce l'ho. Sarei assai più cauta, francamente, su Draghi in generale e su Brunetta in particolare, soprattutto perché il patto per la pubblica amministrazione, vi invito a leggerlo, non è lunghissimo, svela lo stesso Brunetta di sempre, nemmeno troppo tra le righe. L'unica vera novità nel quadro delle risorse europee del Recovery Fund, quindi indubbiamente non in un clima di tagli, ma casomai di riforme. L'unica vera novità, dicevo, mi pare l'adesione più o meno a critica, anzi entusiasta, di CGL Cislewill, Avvenuta, almeno per quanto riguarda la CGL, senza nessuna discussione interna. L'ultimo direttivo nazionale risale infatti alla caduta di Conte, prima ancora di conoscere la candidatura di Draghi. Peraltro il patto è stato firmato da Landini senza nessun coinvolgimento dei lavoratori e senza rimandare ad alcuna loro consultazione, che pure sarebbe obbligatoriamente prevista dal nostro statuto. Insomma, un accordo firmato dal segretario generale in persona senza alcuna discussione a nessun livello né in CGL né nelle categorie interessate prima di tutto funzione pubblica e federazione dei lavoratori della conoscenza ma veniamo al merito vi dico prima le cose che indubbiamente sono positive a tratti e annunciazioni quasi auliche diciamo così poi veniamo a quello che invece proprio non va allora, il patto prevede il rinnovo dei contratti collettivi scaduti, che interessano più di 3 milioni di lavoratori e lavoratrici, e una serie di impegni sulla formazione, la riqualificazione dei dipendenti già in servizio e nuove procedure di reclutamento che tengano conto delle nuove professionalità richieste. Inoltre è prevista la regolamentazione contrattuale dello smart working, anche alludendo a temi importanti come diritto alla disconnessione, fasce di contattabilità, protezione dei dati personali, regime dei permessi, delle assenze, insomma, una strada a tutto da verificare, certo, ma che significativamente rimanda non a un regolamento come paventato dalla precedente ministra, ma alla contrattazione collettiva. Gran belle parole. Da coesione sociale a buona occupazione, nuova stagione di relazioni sindacali, rinnovi contrattuali per rilanciare consumi e redistribuzione della ricchezza, diritto soggettivo alla formazione. Come non essere d'accordo? Se si guarda al contenuto, però, oltre le parole altisonanti, il profilo che emerge è assai diverso e del tutto degno della fama del suo estensore Renato Brunetta. Sui contratti nazionali, il perno dell'intero patto è quello del rilancio di una politica di premialità che incrementi le componenti accessorie del salario, quindi quelle variabili in una logica di produttività, efficienza e merito, che richiama esplicitamente la sua riforma del 2009». Mi spiace deludere qualcuno che magari ci aveva creduto, ma io non vedo nessuna folgorazione sulla via di Damasco. Nel dettaglio cito dal testo per i prossimi contratti nazionali e più in generale per la contrattazione nel pubblico impiego, il patto prevede che le esperienze più efficaci di contrattazione integrativa rappresentino il percorso per puntare alla valutazione oggettiva della produttività. Cosa si intenda per valutazione oggettiva della produttività è davvero tutto da discutere, perché a meno che non si basi sulla presenza, cosa davvero non auspicabile per me, di oggettivo la produttività non ha proprio niente, soprattutto in settori che non producono bulloni, ma servizi, cura, conoscenza. Poi le parti concordano sulla necessità di implementare i sistemi di premialità diretti al miglioramento dei servizi, stendendo anche al comparto del pubblico impiego le agevolazioni fiscali previste per i settori privati. Traduco. Più welfare contrattuale per tutti, anche nel pubblico, cioè per coloro che il welfare lo fanno, il tutto dirottando risorse pubbliche, cioè detassando il welfare contrattuale anche per loro. Mi spiego ancora meglio perché so che non è un tema facile per non i non addetti ai lavori. Il welfare contrattuale è la pratica di contrattare. Oltre, ma più spesso al posto del salario, per singole categorie di lavoratori, per esempio i metalmeccanici, polizze sanitarie a loro dedicate, fondi previdenziali privati e addirittura buoni spesa. Nel privato, per incentivarle, queste forme di retribuzioni sono detassate. 100 euro di polizza assicurativa costano meno di 100 euro di salario, su cui invece paghi per intero le tasse. Questo meccanismo viene ora esteso al pubblico per incentivare anche a loro queste pratiche contrattuali che garantiscono servizi solo ad alcuni e per lo più forniti molto spesso da privati. Questo sistema io l'ho sempre contestato, anche per i lavoratori privati. Nel pubblico lo trovo ancora più assurdo, direi paradossale, perché pagare un lavoratore della sanità pubblica, con polizze che favoriscono i servizi privati, significa semplicemente tagliare il ramo dove si è seduti, con buona pace, peraltro, della difesa del sistema sociale pubblico, della sanità, tutte le parole spese da un anno a questa parte. Inoltre, continuo sul testo, il documento riafferma con molta chiarezza che l'organizzazione del lavoro rimane esclusa dalla contrattazione, cioè dominio incontrastato delle direzioni amministrative. Si precisa infatti che il sistema delle relazioni sindacali, leggo, rafforzerà l'Istituto del Confronto sull'organizzazione del lavoro. Sembra anche questa una gran bella parola, il confronto, però attenzione, perché il confronto è quel momento in cui i sindacati possono solo esprimere la propria opinione, ma appunto non contrattano l'organizzazione del lavoro. Ti ascolto, ma finisce qui. Per questa cosa, in altre fasi, CGL e Cislewill avrebbero fatto barricate, credetemi. Ancora, il patto si pone all'obiettivo di incrementare la flessibilità organizzativa, per avere un'organizzazione duttile, capace di adattarsi alle esigenze dei cittadini e delle imprese con rapidità, così si legge. Bello per gli utenti, ma le conseguenze sui lavoratori e sulle lavoratrici direi che sono evidenti e in piena coerenza appunto con il brunetta del 2009, che d'altra parte nell'audizione in Senato il giorno prima del patto aveva testualmente precisato che i meccanismi di valutazione della performance assumeranno un ruolo cruciale in questi processi, anche in relazione alla diffusione del lavoro da remoto e andranno innovati profondamente per diventare una leva premiale. Insomma, non ha parlato di fannulloni, ma i principi che lo ispirano sono gli stessi del 2009. In ultimo, probabilmente però l'aspetto più pericoloso dal punto di vista politico, è l'affermazione che il principio chiave del patto sia, di nuovo leggo, favorire la scelta tra una pluralità di fornitori di servizi di interesse collettivo, anche uscendo dai confini del perimetro pubblico. Traduco, di nuovo, i servizi non li eroga più soltanto il pubblico perché si deve garantire una pluralità di scelta con i privati. È la classica logica della liberalizzazione dei servizi, né più né meno. Modello sanità lombarda, ricordate? Risorse pubbliche indirizzate al privato per erogare i servizi. Più o meno un'eccellenza. Finché non scoppia una pandemia mondiale e ti accorgi che il privato, per fare maggiori profitti, non ha investito su quello che serviva veramente. Insomma, concludendo. Un accordo di concertazione, il primo dell'era Draghi, in rottura con le pratiche escludenti antisindacali del precedente governo e ben prima dello stesso Brunetta, Renzi e via dicendo, ma che ripropone con ogni evidenza la logica padronale che ispira il governo stesso. Non si coinvolgono i sindacati per proporre loro di riaffermare la centralità del settore pubblico, dei diritti, dei servizi sociali contro decenni di erosione e smantellamento. Al contrario, lì si coinvolge nel quadro del Recovery Fund, cioè di una gestione capitalistica della crisi e dell'emergenza sanitaria, estendendo al lavoro pubblico logiche aziendali e premiali del privato, al tempo stesso indebolendo i perimetri tra servizio pubblico e servizio privato. La forma conta però evidentemente più della sostanza. Coinvolgere i sindacati sì, beh, solo quelli confederali per non sbagliare. Coinvolgerli, ma per far digerire loro in cambio del coinvolgimento e di un po' di risorse per i contratti nazionali, che indubbiamente ci sono, un boccone altrimenti davvero indigeribile. E in fretta e furia, senza nessun coinvolgimento con i lavoratori e le lavoratrici direttamente coinvolte, e tantomeno con il resto del mondo del lavoro, dei pensionati, della società, che pure, come abbiamo visto in particolare in questo 2020 appena passato, hanno tutto da perdere da un'ulteriore spinta alla liberalizzazione. Dei servizi pubblici. Insomma, non è Brunetta ad essere caduto da cavallo come San Paolo, ma ahimè, Cigl. Cisle Will. E come nel celebre e meraviglioso dipinto di Caravaggio in Santa Maria del Popolo a Roma, permettetemi questa chiusura artistica, il protagonista di tutto non è comunque San Paolo, ma molto più prosaicamente il cavallo. Caravaggio per questo suo irriverente atto di realismo fu duramente contestato dalle autorità cattoliche del tempo. Qui invece sembra che siamo rimasti ben pochi a scandalizzarci e soprattutto a opporci. Grazie per avermi ascoltata. L'appuntamento è a venerdì prossimo, sempre qui su Radio Quarantena. Ciao ciao.